figlia stava studiando in camerina e ha sentito delle voci gridare, aiuto, aiuto. Serata di paura in via Benvenuti ad Arezzo, dove una guardia giurata ha sparato al cognato. L'uomo è stato arrestato per tentato omicidio. Il violento episodio si è consumato poco dopo le 18.30 al quarto piano di una delle palazzine della zona. Le ragioni che hanno portato la situazione a degenerare sono ancora al vaglio degli inquirenti. Spari non l'ho sentito io, ho sentito piangere a quella signora che era lì e basta. Nessuno ne sarebbe mai aspettato che potesse accadere una cosa del genere. No. Tutto sarebbe nato da una discussione maturata in ambito familiare tra la guardia giurata Francesco Colonna di 41 anni e la sorella, la moglie dell'uomo ferito. La donna ad un certo punto avrebbe chiamato il marito e da qui la situazione sarebbe degenerata. Il 41enne avrebbe impugnato la pistola ed esploso un colpo contro il cognato Luca Valli di 46 anni colpendolo all'addome. Per me è un ragazzo tranquillo, bravo. Probabilmente ho dedotto io un litigio forse fra fratello, sorella, intervenuto anche il marito, e in momenti di ira probabilmente si può commettere qualsiasi cosa. Sul posto polizia di Stato, polizia municipale e personale sanitario che all'arrivo ha trovato un uomo riverso in un lago di sangue. Dopo il trasferimento in ospedale, il 46enne è stato sottoposto ad un delicato intervento per la rimozione del proiettile. La prognosi resta riservata e soltanto nelle prossime ore i medici potranno comprendere le reali conseguenze cliniche. So parente io, più che altro non me l'aspettavo, cioè un po' inaspettato. È dura. La guardia giurata invece è stata portata in questura ed interrogata nella notte, è stata poi trasferita nel carcere di San Benedetto con l'accusa di tentato omicidio a disposizione del pubblico ministero di turno, Giulia Maggiore.